Queste sono le Saucony Triumph 21 e rappresentano la scarpa all around per eccellenza, ossia quella che vi potreste portare in vacanza non soltanto d'estate ma anche d'inverno, ma come al solito per capirlo partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 279 grammi, 37 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede, mentre nella versione femminile, che secondo me è davvero carinissima, Woman 8 pesa 250 grammi. Nella recensione vi racconto quali sono le cose che mi sono piaciute, quali sono stati i cambiamenti rispetto al modello precedente, che nella valutazione dell'anno scorso era la migliore scarpa all around, quali sono le due cose che invece non ho apprezzato più di tanto, a chi sono adatte queste scarpe e, come al solito, in che situazioni le raccomando e quali sono le caratteristiche principali delle scarpe stesse. Innanzitutto, partendo dalla tomaia, la scarpa ha uno spazio nell'avampiede assolutamente importante. La tomaia è in knit al suo interno, poi però ha una struttura di in mesh, una linguetta a soffietto come nel modello precedente, che è comunque davvero paffuta. La mia sensazione è che la traspirabilità di questa tomaia è migliorata ulteriormente rispetto al modello precedente, che comunque era già buona. Sicuramente però a livello di bloccaggio del piede la struttura dei lacci consente di avere il piede ben fermo e saldo. Se poi aggiungiamo il fatto che, già come nel modello precedente, il tallone è molto solido e la conchiglia resta parecchio dura, cosa che potrebbe non piacere a chi avesse dei problemi al calcagno, ma al tempo stesso vi consente un bloccaggio del piede significativo nonostante l'altezza incredibile dal suolo di 37 mm. È cambiato il pull tab, che nel modello precedente era più che altro estetico, mentre in questo caso di fatto vi consente di allacciare la scarpa in maniera molto semplice e precisa, non che ci siano grossi problemi, visto che si infila nel piede in maniera molto semplice. A completare la struttura della tomaia per dare nella parte mediale una sensazione di bloccaggio ulteriore è stato inserito, come al solito, il logo termosaldato di Saucony, che di fatto vi consente davvero di tenere il piede ben fermo. A livello di numerazione, per chi non dovesse comprarla al negozio ma online, suggerirei lo stesso numero delle altre aziende americane. Di fatto nella parte anteriore c'è una sorta di protezione che potrebbe farvi toccare le dita del piede contro la protezione stessa. Ovviamente di solito si prende mezzo numero o un numero in più rispetto alle scarpe per camminare. Questa scarpa non è cambiata rispetto al modello precedente, sono fondamentalmente identiche a livello di numerazione. Nella struttura dei lacci è cambiato il laccetto, che secondo me era solamente un vezzo estetico ed ora è molto più sottile, ma al tempo stesso comunque resistente. Potreste davvero bloccare il piede in maniera importante tirando, e questo non creerà comunque nessun problema all'allacciatura stessa. Infine, in questo caso ringrazierei davvero Saucony, perché la conchiglia è molto rigida ma al tempo stesso vi consente una stabilità unica, cosa che ho apprezzato soprattutto correndo più di un'ora. Questa scarpa potrebbe darvi quella stabilità che non è necessariamente presente in un modello neutro, ma in questo caso parliamo secondo me di una scarpa neutra stabile, che quindi vi potrebbe consentire di evitare di pronare durante le corse lunghe che potreste fare nei weekend, dove il caldo non la fa da padrone. Tra l'altro sarebbe luminoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Cercherò di fare non soltanto recensioni brevi ma anche lunghe, perché il mio amore per la corsa è infinito. Chiaramente l'aspetto vincente di questa scarpa è la presenza di questa mescola che si chiama Power Run Plus, della quale abbiamo già sentito parlare negli anni scorsi. È una mescola assolutamente molto morbida, molto reattiva, e che nella versione maschile, in quella femminile non l'ho potuta provare, dimostra anche una stabilità importante, chiaramente gestita dal fatto che c'è la presenza di questa conchiglia. Dal mio punto di vista, con questa scarpa potreste correre non soltanto lentamente, è pensata per correre lentamente e a lungo, quindi potreste fare dai 10 fino ai 42 km senza nessun problema, ma la potreste utilizzare anche correndo sotto i 4 al chilometro. Fondamentalmente poi non so quanta gente utilizza una scarpa senza il plate in fibra di carbonio per correre gli allenamenti intensi,
Sappiate che questa scarpa è molto flessibile, la flessibilità è soltanto nella parte dell'avampiede, non nella parte mediale, e di conseguenza la potreste usare sicuramente anche per gli allenamenti intensi. Dai miei sensori ho notato qui, ho Stride, ma l'ho utilizzata anche con Unscribe, che questa scarpa vi potrebbe di fatto permettere una reattività abbastanza importante. Chiaramente, come ho già detto, manca plate in fibra di carbonio, di conseguenza forse per alcuni potrebbe non essere una soluzione ideale, però sicuramente la potreste utilizzare per tutte le corse lente, ma anche per quelle veloci, che sono davvero il pane del podista amatore, non soltanto quello voluto, ma anche quello alle prime armi. Tra l'altro, nella parte inferiore della schiuma Saucony ha aggiunto una colorazione, in questo caso sul modello maschile, rossa, che mostra secondo me la velocità e vuol dire noi siamo comunque anche fashion. A livello di soletta è stata aggiunta, come anche nel modello precedente, la soletta in Power Run Plus, che è quella super premium ed è la migliore presente sul mercato. Non è cambiata rispetto al modello precedente, però c'è scritto che sulla scarpa c'è un drop 10. Dal mio punto di vista questa cosa offre un'ulteriore ammortizzazione. Chiaramente potreste sostituire la soletta premium con i vostri plantari personalizzati, non so se ne vale la pena, anche perché aumentereste il peso di questa scarpa. Queste scarpe sono comunque adatte non soltanto per chi volesse correre velocemente, ma soprattutto per chi volesse iniziare a correre. Questi modelli fondamentalmente possono essere utilizzati anche da chi pesa oltre gli 80 kg, perché l'ammortizzazione è davvero eccezionale e al tempo stesso, grazie alla stabilità della conchiglia, ma soprattutto a questa mescola che è veloce, reattiva, ma al tempo stesso molto stabile, potreste comunque utilizzarla anche in questa pazza estate caldissima. Vorreste iniziare a correre magari con i 40 gradi delle vacanze estive e con questa scarpa sicuramente vi troverete bene. A livello di battistrada sicuramente è uno dei migliori presenti sul mercato, mi è stato detto, ma sì, è molto sottile. In realtà utilizzata il modello precedente per oltre 500 km, Strava non ha l'intelligenza sufficiente per capire che utilizzo questa scarpa al posto di un'altra. Dal mio punto di vista ha una gomma davvero molto dura, sia nel posteriore sia nell'avampiede, ha uno spazio importante che consente sicuramente di cambiare direzione senza nessun problema, anche grazie al fatto che questa mescola ha paradossalmente una struttura migliore rispetto, secondo il mio modesto parere, ai modelli precedenti delle scarpe da gara di Saucony. A livello visuale sicuramente sembra che ci sia una quantità di gomma superiore rispetto al modello precedente, ma leggermente di poco. Credo che questa scarpa possa durare fino oltre i 1000 km. Come ho sempre detto, il segreto di Pulcinella è che questo, il Power Run Plus, vi consenta di correre all'infinito. La valutazione dei miei sensori mi fa dire che comunque la biomeccanica di corsa non cambia nemmeno dopo 400-500 km. Chiaramente vale sempre il detto, cambiate la scarpa appena potete, però questa scarpa non soltanto vi consente di correre a lungo, ma per tantissimi mesi, e per chi fosse alle prime armi sicuramente potrebbe essere utilizzata per tutta la stagione. L'unico vero difetto di questa scarpa è legato al tallone, per chi avesse problemi al calcagno, perché ovviamente è molto dura, l'altezza dal suolo è importante, quindi starei attento. Se aveste dei problemi di pronazione non la consiglio, però secondo me questa scarpa è davvero eccezionale, non ho trovato due difetti ma soltanto uno. Dal mio punto di vista potrebbe essere utilizzata non soltanto dagli uomini ma anche e soprattutto dalle care donne. Purtroppo Francesca non è stata disponibile per questa recensione. Dal mio punto di vista è una scarpa super promossa, a novembre vedremo se sarà la scarpa all around del mercato. Credo comunque che sia molto difficile battere la reattività, la protezione e al tempo stesso la stabilità della scarpa stessa senza nessun inserto, perché il Power Run Plus è molto molto stabile. Chiaramente sarebbe da valutare durante la stagione invernale. Dal mio punto di vista comunque scarpa super promossa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare il coniglio, siccome la scarpa di Francesca la tiro. Ciao, alla prossima.